Buongiorno amici e benvenuti in questo terzo video giornaliero dedicato alle mappe creative. Una mappa davvero, davvero niente male. Ma prima di cominciare con il video di oggi, vi ricordo il contest dedicato appunto a questo video. La skin dedicata a questo video, al contest, è Milite Gaul, una skin con due stili e se raggiungiamo 50 like a questo video con la scritta, dovete scrivere nei commenti Gaul, sceglierò uno di voi che riceverà questa skin. Quindi mi raccomando, se arriviamo a 1000 iscritti al canale e 50 like al video, sceglierò tra i commenti uno di voi che avrà scritto Gaul. Dunque, amici, il codice di oggi della mappa creativa è 35452422. 4227, una mappa che va startata come sempre in modalità partita privata e basta seguire questi semplici passaggi per guadagnare tantissimi punti esperienza che vi saranno utili per raggiungere il livello 200 di questo pass battaglia che ormai, come sappiamo tutti, terminerà il 3 novembre 2023. Quindi, una volta startata la mappa, dobbiamo andare da questa parte, quindi dobbiamo scendere giù, andare qua a sinistra, nell'angolino qua fare una qualsiasi emote qui, questo angolo, e poi cliccare sul tasto che c'è qui in basso. Una volta entrati in questa stanza dovremo attendere lo scadere del counter e poi inserire il codice che serve per sbloccare la secret room. Quindi il codice è 2516, quindi 2516 inserito in questo ordine, così, e poi schiacciare sul lato destro conferma, quindi dobbiamo andare sul lato destro qua e schiacciare interagisci. Recuperiamo il jetpack, non jackpack, e poi dobbiamo entrare nel castello. Dobbiamo salire su questa torre e arrivare sopra, quindi no, dobbiamo uscire nel cortile, salire sopra il primo pezzo, quindi usiamo il jackpack. E poi dentro la torre salire in alto dove c'è quel buco che vediamo lì nell'angolo. Usiamo il nostro jetpack. Non ce la faccio, è jetpack. E qui c'è Bananita da cliccare e ora dovremo guadagnare molti più punti esperienza. Rientriamo nel castello. Andiamo a sinistra sopra questa scala. Dentro, giriamo a sinistra e qui dove c'è questo tavolo nell'angolino c'è l'orsacchiotto da cliccare. Siamo già a 48k. Ora dobbiamo andare fuori, quindi dobbiamo andare a destra verso l'angolino che c'è qua. Salire qui sopra dove c'è questo pino, quindi saliamo qua e qua troviamo l'altro pupazzo e il gatto da cliccare. Siamo già a quasi 80k. Rientriamo nel castello, questa volta andiamo a sinistra, dove c'è questa mega tavolata con l'armatura, il caminetto e qua nell'angolino ancora Bananita e ora guardate i punti esperienza. Dobbiamo andare qui dove c'è il cono giallo, cliccare sui tasti XP, cliccate su tutti i tasti. Chiaramente poi, come vi ho detto già all'inizio video, in base al livello guadagnerete punti esperienza. Poi seguite tutti i passaggi e vedrete che saranno parecchi. Cliccate sempre su tutti i tasti XP. Cono azzurro.
pressione sui tasti. Oro verde. L'XP come sale, livello e colo bianco. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete sotto nei commenti Gaul per poter partecipare al contest, mi raccomando. E prima di chiudere il video di oggi vi ricordo il 20 di ottobre, video dedicato all'uscita di Spider-Man 2 con il codice per riscattare la skin di Spider-Man Guerra 0. Quindi mi raccomando, non perdetevelo, attivate la campanellina, condividete il video con i vostri amici e supportate il canale con un bel pollicione in su. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, noi ci vediamo domani con le novità dello shop giornaliero e altre mappe creative. Vi auguro un buon game a tutti. Ciao!